l'imperatore presenta una dimostrazione di tecniche belliche che rievoca il temutissimo terzio, termine utilizzato dall'esercito spagnolo durante le guerre d'Italia del XVI secolo per descrivere un tipo di organizzazione militare costituita in parte da picchieri, in parte da soldati con armi da fuoco, in particolare moschettieri e archibugieri. Il terzio rappresentò la trasformazione e il passaggio dalle istituzioni militari medievali a quelle moderne. Si dimostrò estremamente efficiente e tatticamente superiore alle altre organizzazioni militari europee dell'epoca. Furono ufficialmente istituiti dall'imperatore Carlo V d'Asburgo i cosiddetti Tertios Viegus, che nel 1534 furono tre: uno nel Regno di Sicilia, uno nel Ducato di Milano, uno nel Regno di Napoli. Memorabile il passaggio di Carlo V nel borgo porticato della città della Cava nel novembre del 1535 alla volta di Napoli. Il terzio era composto principalmente da soldati di professione, disciplinatissimi e molto combattivi, che furono conosciuti per la loro invincibilità nel combattimento. Per la loro determinazione in battaglia furono temuti fortemente dai nemici, molti dei quali al solo pensiero di scontrarsi o di vederli apparire si diedero alla fuga. Combinando la rigidità della linea dei picchieri e la potenza di fuoco a lunga gittata degli archibugieri, il terzio si rivelò ideale sia per la difesa che per l'offesa. Signore e signori, la compagnia d'arme Trombonieri Senatore. Vai, pantaloni!
Passiamo al prossimo gruppo in gara, il casale Sant'Anna del presidente Pasquale Carezza, del capitano Franco Vitale, questa sera c'è il suo vice Pietro Russo. Il gruppo Trombonieri Sant'Anna, con la coreografia che ci offrirà, intende celebrare le eroiche gesta delle combattenti.